Ci rivediamo anche stasera per vedere di fare il punto della giornata, anche di questa lunga giornata che è passata dall'ultima volta in cui vi ho parlato. Ho aspettato anche, come facciamo tutte le sere, la conferenza stampa della Protezione Civile per sentire i dati che vengono comunicati a tutti gli italiani. E oggi ci sono 28.710 positivi, 12.000 circa, poco più, sono a casa, 2.257 sono in terapia intensiva e oggi 475 deceduti. Io ho provato a fare un po' un semplice calcolo. 475 deceduti vuol dire che muoiono 20 persone ogni ora. Non so se tutti noi ci rendiamo conto di quanto sia seria la questione. Eh? 20 persone all'ora e non siamo ancora arrivati al massimo. Mi direte come mai cominci oggi con queste notizie negative? Comincio con le notizie negative perché vedo che ancora perché le segnalano troppe persone della stessa famiglia vanno a fare la spesa, io mi prendo gli appunti durante la giornata per potervi raccontare cosa succede. E se troppe persone della famiglia escono a fare la spesa, sta a significare che raddoppiano, triplicano, quadruplicano la possibilità di contagio. Dopodiché mi trovo anche che distrattamente qualche persona di fretta non rispetta la fila, non si accorge che c'è gente prima di lui e si avvicina agli altri senza rispettare la distanza di un metro. Non vorrei ci trovassimo di fronte alla situazione che tutte le raccomandazioni che sono state date fino ad oggi, che non faccio altro che darvi tutti i giorni, visto che ancora siamo fra i pochi fortunati che non registriamo nessun caso positivo ci possa far rallentare la presa. Altre segnalazioni mi arrivano che la domenica, contrariamente a quello che dovrebbe accadere, perché le persone hanno lavorato tutta la settimana, aumentano le persone in circolazione, nonostante ci sia il divieto anche di usare la macchina. Io vi dico che se la regione ieri ha dichiarato lo stato di emergenza per poter avere uno strumento in più per affrontare la tragedia che stiamo vivendo tutti, che è alle porte. Vorrà dire che qualche ragione ci sarà, vorrà dire che qualcuno i numeri li analizza. È chiaro che se io continuo a darvi delle raccomandazioni è perché voglio, pretendo, anche per rispetto nei miei confronti, e di tutti quelli che ci stanno lavorando, che siano osservate, ripeto, non per scocciarvi. Come hanno detto Luca quando arriva su Facebook, la sera sembra il preside che fa la ramanzina a tutti. Ragazzi, guardiamoci in faccia. Ci sono tanti adulti che non hanno necessità di nessuna ramanzina, però io comportamenti positivi, sì, ne vedo, come ho detto gli altri giorni, ma non ho detto di allentare la presa, eh? Non ho detto. E no, purtroppo non ve lo potrò dire per molto tempo. E se vogliamo continuare ad andare su questa strada, è l'unica strada che ci può portare a limitare i danni. Spero sia chiaro. Certe cose non mi vanno, certe cose, devo essere sincero, certi comportamenti non mi vanno. Il governo si sta aspettando probabilmente anche ulteriori restrizioni. Attenti ancora, segno evidente che ci sono ancora troppe persone in giro che non si comportano bene. Io vi dico che il picco ancora non è arrivato. Oggi non voglio fare il pessimista, non continuo a non creare panico, perché i numeri ancora, grazie a Dio, ci danno ragione, però i numeri perché sviluppino un effetto devono essere confermati giorno dopo giorno. Se noi vogliamo continuare a mantenere questa cosa qui, fra tutti dobbiamo continuare a comportarci bene, se no poi. Se succede, scusatemi, tanto ormai nel vocabolario il casino, sarà un casino generale. E non voglio sentire storie, l'ospedale depotenziato, questo, quello e quell'altro, perché non è solo quella la ragione è che non c'è la cura. E siccome non c'è la cura,
può avere l'ospedale potenziato quanto vuoi, con 16 milioni di anestesisti qua, pronti a ventilare, intubare, fare questo, a proposito di questo tipo, di quell'altro, la pelle non c'è scritto da nessuna parte che la salviamo. Io dico che per i prossimi 15-20 giorni noi dobbiamo ancora intensificare, lo so ragazzi, non sono buone notizie, però sono i dati che arrivano, ancora intensificare i nostri comportamenti positivi, cioè stare a casa, uscire senza scuse, il minimo indispensabile per mangiare e fare le cose domestiche. Rinunziamo a tutte le altre questioni inutili. A tutto il piccolo, non è detto, come ho già, vi ho già detto, non è ancora arrivato. Anche oggi mi informano di altre denunce. Non c'è niente da far festa, eh? Non c'è proprio niente da festeggiare. Oggi io spero di essere molto più breve perché le questioni da comunicarvi ora me le vado a depennare una a una. Sulla ordinanza che ho emanato per le sanificazioni, vi ho già fatto un comunicato stamattina. Anche l'Istituto Superiore di Sanità ha mandato una circolare assieme all'ISPRA dove si cerca di spiegare le risultanze scientifiche che questi prodotti servono. In fondo non le ha quasi nessuno. Si sta andando a usare dosaggi molto bassi per cercare di non fare danno in altre cose. Questo è quello che mi è stato assicurato. Dall'altra parte, che cosa vi devo dire? Riguardatevi bene il posto per le vie, che non ci sia nessuno in giro in quel momento, perché se no non è che vai a sanificare e qualcuno si va a prendere il contatto con quello che si usa per sanificare, per cercare di pulirvi le strade e tenerle igienizzate il più possibile. Tutti i comuni stanno cercando di fare il più possibile contro un nemico sconosciuto. Contro un nemico sconosciuto. Non diamogli occasione, eh? Come lo dico a me? Lo dico a voi. Cerchiamo di non trovarci in questa condizione, per rispetto di chi deve metterci non solo la faccia, ma anche il corpo in giro a lavorare o stare in servizio, anche io, per cercare di aiutarvi tutti. Ho visto che ci sono state alcune discussioni sui social, aumenta il tempo a disposizione delle persone. Continuo a ripetervelo all'infinito. Quello che dico io, lo dovete ascoltare in questi video o in quello che scrivo. Quello che scrivono altri mi hanno detto il sindaco, io so, e non è contenuto in quello che io vi ho detto, eh? Prendetelo non con le pinze, ma prendetelo con la pala per buttarlo nel cestino. Perché quello che io vi ho da dire, ve lo dico. E ve lo scrivo. Il resto è perdita di tempo. E se qualcuno pensa che io debba stare a rincorrere, e mi fa, questo non fa del bene a nessuno, perché se qualcuno mi chiama per dire, ma hai visto cosa ha scritto quello, hai visto cosa ha scritto quell'altro, mi fate perdere tempo per andare a cercare di tamponare gente che poi va lì a prendere delle informazioni che sono devastanti, devastanti, beh, questo non mi sta aiutando. Non mi sta aiutando. Quando circolano situazioni del genere, quel che ho da dire è questo. Nel resto io non ci sto. Io non faccio politica da 5 anni. L'ho scritto, l'ho dovuto scrivere. Sono 5 anni che sto lontano dai social. Sono 5 anni che sto chiuso qua dentro a farmi un mazzo dalla mattina alla sera comunicando pochissimo con voi e ne ho sentito di tutto e di più. Ma lo sapevo. E nel frattempo mi occupavo per cercare di portare dei risultati sulla piazza. Però oggi che vi sto comunicando tutti i giorni, perché siamo di fronte a un problema più grosso di noi, vi prego, sentite quello che vi dico. Poi il resto, se per fare la serata, parlare del più del meno, fatelo pure, però non createmi difficoltà. Dell'ordinanza ve ne ho parlato, ritorno all'argomento di prima. Perché ho visto che qualcuno scrive una cosa e qualcun altro pensa che quello che dice lo abbia o lo abbia detto o lo abbia sostenuto io. No, quello che io dico è solo questo. Dell'ordinanza ve ne ho altresì parlato poco fa. Vediamo cos'altro mi rimane da comunicarvi per questa serata.
oltre al solito bollettino di guerra. Oggi non sono di buon umore, quando non lo so, non lo vedo neanche nei giorni scorsi. Qualcuno mi ha anche detto: quanto ti muovi sulla sedia, sembri agitato. No, non vivo di trasmettere nessun tipo di agitazione. So solo che io non faccio altro che seguire, telefonare, ascoltare, leggere documenti tutto il giorno. Poi quando mi trovo che qualcuno non si comporta bene, la verità, capirete, i nervi ti saltano. Farmi perdere tempo, i nervi ti saltano. Fra le tante cose di questa preoccupazione, una sembra che vada un po' meglio del solito. Ma io dico, mi sono preso un appunto, che quando ci sono poche notizie in giro, vuol dire che sono notizie positive. Quando abbiamo anche da comunicare poche notizie, vuol dire che sono notizie positive. Ma con questo non vuol dire che siamo autorizzati a comportarci, a sbragarci, come si usa in termine tecnico ormai, scusate, ci metto le virgolette. Significa solo che se le notizie arrivano e sono positive, qualcuna, vuol dire che dobbiamo ritenerci invogliati a comportarci anche meglio. Tutti state aspettando la mia comunicazione la sera. Io di questo vi do il grande merito di attendere che il sindaco, ma potevo essere io, poteva essere qualsiasi altro, è qui per darvi questa informazione e voi state ad ascoltarlo. Lo faccio volentieri, lo faccio nell'interesse di tutti. Dicevo che se a volte ci sono notizie positive, questo ci deve servire per migliorare ancora di più il comportamento, non allentare la guardia, perfezionarlo, continuare. Siete sulla strada giusta? Bene, intensificate la vigilanza. Perché è come recintare un terreno con 80 cm di blocchetti. Ha funzionato, non è entrato nessuno a rubare, benissimo, non fermatevi. Se va sollevato fino a 2 metri, giorno dopo giorno, va sollevato fino a 2 metri se vogliamo avere quasi la certezza che nessuno ci venga a rubare a casa. Il secondo tampone, anche il secondo tampone del nostro concittadino, ha dato esito negativo. Questa è la buona notizia, fra le altre che non ci sono in realtà, evviva, anche il secondo, ci saranno tutta una serie di protocolli, niente feste, niente feste, perché se il pericolo è scampato per uno, non è detto che lo scampi qualcun altro. Va bene? Allora, per l'ennesima volta, uscire solo per i motivi, devo andare in farmacia, devo andare dal medico, devo andare a fare la spesa, devo andare a lavorare. Poche chiacchiere sul resto, poche scuse, vi ho già detto, l'autocertificazione la troverete anche online. Ora pare che ci sia anche in circolazione un'app con la quale potete interagire, per chi è particolarmente portato per queste cose, che si chiama autocertificazione spostamenti.it, per munirvene. I controlli delle forze dell'ordine aumentano perché c'è sempre qualcuno che non si comporta bene. Signori, non va bene andare avanti così. Volete, vogliamo salvare la pelle? Solo questo ci tocca fare. Distanze, igiene, minimi spostamenti, nessuna cura.